facciamo le proiezioni ortogonali di questo solido, che in realtà è una cosa un po' particolare perché è l'intersezione tra due solidi. Vedete che c'è questo prisma a base triangolare che si interseca con questo che è invece una porzione di prisma, metà prisma a base, questo qua ne avete 4, ma ce ne sono altre 4 a base ottagonale. Ma diciamo che questa c'è questa intersezione e la parte più critica è andare a trovare dove effettivamente c'è questa intersezione tra i due solidi, ok? Le dimensioni sono 120, questa direzione, 60, 60, quindi questo è un triangolo isoscele, quindi con due lati uguali, diciamo che questo è 45 gradi, 45, diciamo che è metà quadrato, ok? Potremmo costruire il quadrato in questo modo. Quindi diciamo, e questa dimensione è 80, che è sostanzialmente il diametro della circonferenza che inscrive l'ottagono. Qua ne abbiamo solo metà, l'ottagono, l'altra metà non c'è. Poi c'è questa altezza 40, ok? Va bene? Allora, io direi di partire dal piano orizzontale, perché altrimenti non abbiamo possibilità né sul piano laterale né sul piano verticale di andare a individuare le dimensioni di questi di queste facce che è inclinate, quindi sono tutte inclinate rispetto al piano laterale e al piano verticale, per cui non ci conviene andare a operare su questi due piani. Andiamo a fare la vista sul piano orizzontale. Va bene? Ma cominciamo dalla vista sul piano orizzontale. Ecco, gli assi metteteli in questa maniera. Questo qua lo lasciate centrale, mentre questo qua lo abbassate rispetto all'asse, alla posizione normale che la mettete, abbassate un po' in modo tale da avere 8 cm. Questo vi consente di disegnare le due viste sul piano laterale e sul piano verticale, che altrimenti non ci starebbero, perché l'altezza complessiva 60 più 40, se lasciamo anche un centimetro qua, non ci stiamo più. Quindi tenete questa, abbassate un attimo questo asse, l'asse della linea di terra, lo abbassate fino a 8 cm dal bordo inferiore. Ok? Partiamo a costruire la vista sul piano orizzontale. Beh, allora innanzitutto andiamo a individuare il rettangolo, la base, perché quando proietto sul piano orizzontale vedo questo e questo, quindi dimensioni 60 per 120. Allora, ho staccato di un centimetro, vi faccio vedere. Un centimetro qui, un centimetro qui. Questo centimetro viene riportato poi anche sul piano laterale, ok? Quindi la posizione dei primi, diciamo che questi sono gli allineamenti che ci interessano per andare poi a fare le varie viste. Mi dicevo, allora 60 per 120. Allora, un allineamento a 6 centimetri, lo faccio vedere così qui do la misura, vedete, centimetri, e poi ne faccio una a 12 rispetto a questo allineamento di riferimento. Va bene? Quindi allora questo è l'ingombro, questo rettangolo 60 in questa direzione, 6 centimetri per 120 in questa direzione. Adesso vi faccio vedere la misura di 120. Bene, adesso però dobbiamo andare a costruire questa vista. Diciamo che ho detto che è metà ottagono che sta al centro, quindi vedete 80, se in tutto questo 120, al centro possiamo determinare la posizione del centro della circonferenza. Adesso devo prendere la metà di questo, quindi la metà, se è 120 faccio 60, faccio così, 60, metà,
e qui ho l'asse centrale. Da qua faccio la mia circonferenza 40 adesso questo, perfetto. Quindi prendo da qua questo, posso quindi questo qua è questo spigolo, è la proiezione di questo spigolo. Dicevo, questa è la proiezione di questo, e questo qua di dietro, la proiezione di quello là di dietro. Questo qua è lungo 60, 120 e 60, che sono la proiezione di questo spigolo, va a finire qui, ma non solo, tutta questa faccia va a finire lì dentro di questo segmento. Lo spigolo va a finire qui, viene proiettato qui, mentre questo spigolo più tutta la faccia triangolare che sta là dietro è contenuta all'interno di questo segmento. Passiamo alla vista sul piano verticale, ok? Quindi dobbiamo portare le proiettanti prima. E qua proietto fino là sopra. Abbiamo le altezze sono 60, questa e 40. E allora faccio 60, quindi traccio una parallela 60 e una parallela a 40, parallela alla linea di terra, ok? Sono queste qua, 60 e 40, ma sono espressi in millimetri, le chiamo. Ok, allora, in particolare, tanto possiamo ad esempio proiettare la base, no, quella non abbiamo problemi, sappiamo che va da qua a qua. Diciamo la proiezione di questo spigolo più tutta la faccia che sta sotto la base, che okay, è tutto contenuto lì dentro. Di che questo spigolo che arriva fino ad un'altezza 60, quindi da qua, questa è la proiezione di questo spigolo più tutta questa faccia. No? Stessa cosa là di dietro, questo spigolo più tutta questa faccia va a finire qui, in questa proiezione. Ok, ecco, fino qua questo spigolo qua posso proiettare così, quando proietto sul piano verticale va a finire qui, quindi questo spigolo proiettato qui all'altezza 60, perché ho detto che questo 60, stessa cosa dall'altra parte chiaramente, quindi da qui. Questo lo posso fare. Posso fare anche, diciamo, la proiezione di questo spigolo partendo da là in alto. Proiezione di questo spigolo sarà, vedete, quello spigolo lì è questo. Quando proietto, questo vertice va a finire qui, questo vertice va a finire qui, quindi è questo. Io segno qua. Ecco, questo qua è la proiezione di questo spigolo che ho qua anche in proiezione sul piano verticale. Ok? Stessa cosa dall'altra parte.
Questo spigolo viene proiettato qui. Questo spigolo, che è questo, viene proiettato, va da questo vertice a qui. E qui lo bisogna qui. Questo ed è questo nella realtà. Diciamo che questa è la proiezione di questo. Così come la proiezione di questo spigolo andrà chiaramente qua, andrà da questo vertice a questo, si trova chiaramente la quota di 100 dalla base, no? 60 più 40, così come tutti gli altri, chiaramente. Eccolo qua. Allora, questa è la proiezione di tutti questi spigoli più tutta questa faccia che sta lì, tutta lì contenuta lì dentro. Va bene? Questo spigolo è quello che va, troviamo qui, è questo, quindi viene proiettato qui. Stessa cosa anche lo spigolo là di dietro. Da qui e va qui. Ok, bene. Ecco, adesso il problema ce l'ho per questi spigoli, perché questi spigoli so che sono qui. Ok, ma non so dove arrivano. Dove arrivano? Qui, non lo so. Non riesco a percepirlo da questa vista e non ho neanche l'informazione qui. Vedete che non ho nessuna misura, non mi dice quanto è lungo questo, quanto è lungo questo, quanto è lungo questo. Ok, quindi qui sono un po' in difficoltà, mi trovo in difficoltà in questa zona. Ok? Come fare per risolvere questa difficoltà? Beh, vado prima a vedere se riesco a ottenere questi dati dal piano laterale. Ok, quindi faccio la vista sul piano laterale. Quindi lascio perdere, mi fermo un attimo sulla vista sul piano verticale e mi concentro adesso su quella laterale. Ok, andiamo avanti allora in quella direzione lì, vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa. Quindi faccio intanto la proiettante di questo punto, di qua, questa l'abbiamo già e questa l'abbiamo. Ok, e vado a proiettare, tracciare queste linee proiettanti anche sul piano laterale. Laterale, come lo ricordo, doveva essere qui, no? Immaginatelo qua che viene fuori dal foglio, dal disegno. E poi è stato ruotato e messo in questa posizione. Quindi quello che vedo qua è quello che in realtà troverei qua, quando proietto sul piano laterale. Il piano laterale sta qua, mentre il piano verticale starebbe qui e poi viene ribaltato e lo troviamo qua così. Ok, andiamo avanti. Intanto il piano laterale vuol dire guardare l'oggetto così, quindi dovrei vedere questa forma triangolare. Allora, intanto andiamo a individuare la base, così ci aiuta. La base, vedete, va da qui, sta a questa quota, va da qui a qui. Questa è la base, d'accordo? Vediamo l'altezza. Questa altezza la trovo qui, questo, o meglio, proiezione di questa altezza sta su questa linea proiettante, lo trovo qui e arriva fino a qua. Qui. Quindi ecco che posso a questo punto, una volta che ho individuato questi due punti 1 e 1, 2 proiettati, posso anche tracciare questo segmento che è la proiezione di questo spigolo più tutta questa faccia, ok? Tutta contenuta lì dentro. Adesso vediamo di proiettare questo spigolo. Questo parte da qua, ok? Abbiamo qua lo spigolo qui, l'abbiamo qui, così. E sta su questa proiettante, lo troviamo qua. Questo è la proiezione di questo spigolo, ma non solo, di tutta la faccia che sta dietro a questo spigolo, ok? Qui c'è tutta la faccia che sta qua di dietro.
La base invece superiore arriva, parte da qui, vedete? Vabbè, facciamo così, facciamo questo spigolo, proiettiamo questo spigolo, questo che va, che è questo, quindi arriva fino qua, quindi da qua a qua. Questo è la proiezione di questo spigolo. Adesso proiettiamo quest'altro spigolo, questo qua, ok, che è questo, quindi arriva fino qui. Quindi allora parte da qui e arriva fino qua. Questo qua, quel pezzettino lì, è la proiezione di questo. E siamo qui su questo vertice, dopodiché gli altri sono nascosti, gli altri spigoli, questo e questo, sono nascosti da questo. Ecco, da questo vertice scendo, attenzione, arrivo fino qua, vedete? Ed ecco, eccola qua, dov'è che c'è l'intersezione tra il piano, questo piano inclinato, e questo spigolo del prisma verticale, ok? Vedete? Qui c'è il punto di intersezione. Così come qui, vedete? Questo punto di intersezione lo trovo qui proiettato. Per cui su questo spigolo, se io lo rappresento, ecco, questa è la proiezione di questo spigolo e qui riesco a capire dove c'è l'intersezione tra questo solido e quest'altro. D'accordo? Questo è molto utile perché? Perché a questo punto posso riportarle anche sulla vista del piano verticale. Quindi con linee leggere posso tornare a questo punto sul piano verticale. Ok, allora attenzione, vedete, questo spigolo, questo è quello più lungo, è questo, che è questo qua centrale, quindi questo qua centrale arriva fino a questa quota, vedete? E troviamo qua. Quindi allora posso a questo punto disegnare anche quello spigolo. Spigolo centrale lì arriva fino a qua, fino a questa quota che trovo da questa vista sul piano laterale. Allora, vediamo gli altri due spigoli, questo e quello là di dietro, che sono pari. Qui, gli spigoli troveremo qui e qui, dove arrivano? Arrivano fino a questa quota, quelli più corti, ok? Quelli più corti arrivano fino a questa quota. Quindi, questo arriverà fino a qui, questo arriverà fino a qui. Quindi, da qui, questo, qua, e arrivo qua. D'accordo? Ecco questi, questo è la proiezione dello spigolo là di dietro, questo dicevo lo spigolo qua centrale e la proiezione di questo lo troviamo qua. Quindi a questo punto posso unire, vedete qua ho la proiezione di questo punto, di questo punto, di questo punto là di dietro e del punto là sopra. Devo solo unire a questo punto i vari punti che ho trovato. E io direi che abbiamo terminato le proiezioni ortogonali. Adesso rimane solo e esclusivamente la pulizia del disegno. Quindi andiamo a pulire il disegno. Di non tenere delle linee inutili.